Ciao Michele di Channel, bentornati in un nuovo episodio dedicato ad XCOM 2. Lo scorso episodio, che è stato un episodio che ho dovuto dividere in due parti, è stato caratterizzato da una missione denominata moderata, ma che in realtà per me è stata molto difficile, ma è stato un grande successo. Ho ferito molti uomini, però La morte della sono riuscito creatura ad uccidere un e Codex, rubargli il recupero del suo cervello cervello e potrebbero aiutarci a impedire agli alieni di adesso. completare il progetto Avatar. Adesso abbiamo la possibilità di continuare il contatto in Infiltrazione Africa rotta occidentale galattica e poi occidentale. cerchiamo di lavorare alla missione in cui dobbiamo assaltare la base Advent in Africa occidentale. Abbiamo guadagnato uno scienziato, adesso abbiamo tre scienziati, però abbiamo ferito tantissimi dei nostri uomini migliori, quindi attenzione. Allora, cosa succede? Guardate, se vogliamo ostacolare Nuova la struttura progressiva aliena in via di Australia, sfondaggio ok, dell'Avatar, progetto Avatar dovremmo cresce. attaccare uno dei loro complessi il prima Questo è il nostro possibile. prossimo obiettivo, l'Australia, ma Sono prima dobbiamo sempre prendere l'Africa ottimista. occidentale. Yes, ci siamo. Tutto sembra indicare che uno dei prescelti, lo stregone, sia al lavoro in questa Ah, regione. perfetto, un nuovo. Perfetto mica tanto, un nuovo prescelto. Ok, abbiamo la possibilità magari di recuperare tipo lega aliena, riserve. Andiamo a recuperare un po' Nuova di riserve rotta intanto che della i nostri lente. guariscono e magari ricerchiamo qualche tecnologia perché non sono messo bene per nulla. E poi andiamo al mercato nero a vedere cosa c'è di nuovo questo mese. Ok, intanto abbiamo una nuova Ranger, benissimo. Continuiamo a fare passi avanti, E abbiamo la comandante. camera psionica. Abbiamo migliorato la tecnologia di contenimento dell'energia psionica riducendo il costo di costruzione della camera psionica del 50%. Bene. Armi magnetiche, adesso le Sono dobbiamo d'accordo, ricercare. è un compito importante, comandante. Sono molto importanti. I nostri successi contro gli anziani Ok. si Dottor Sofia moltiplicano. Costa, ingegnere, e Martin, punti di esperienza e coesione con Kelly. Perfetto. Quindi la nostra missione segreta è andata a buon fine. Siamo riusciti ad ottenere anche un ingegnere. Seguirà l'ordine, comandante, Abbiamo tutte e nuove faremo di missioni. tutto Wow, per quante. ostacolare gli A anziani caccia del e il prescelto loro parte 3 forte serve un sistema. maggiore. Posso aggiungere finalmente Ben Edwards a questa missione. Facoltativo, un guerrigliero per evitare le imboscate. Gli diamo Mox. E aggiungiamo anche un soldato, Paola Thomas. Confermiamo la missione. 8 giorni di missione segreta per trovare la base di Ordine ricevuto. questo. Pronti a obbedire. Rete digitale potenzia. No, non voglio potenziare questa sala. Voglio vedere se ho la possibilità. No, di costruire nuove sale. Per ora no. Devo rimuovere i macchinari alieni. Oppure. Reparto sperimentale ha già il suo ingegnere, ok. No. Tempo del progetto meno 50 e poi andiamo sulla sonda craniale. D'accordo, comandante, le farò sapere appena il progetto avrà dato risultati concreti. Perfetto. Niente, continuiamo a recuperare i server allora. Proiettili sperimentali completati, proiettili Venom. Allora, questi proiettili contengono microcapsule di tossina ad azione rapida, efficace su alieni umani che avvelenano il bersaglio. Non male. E abbiamo dei nuovi bersagli, operazione Wolf Will, difficile, ingegnere, e contrasta un evento nascosto. Poi abbiamo una missione in Nuova India, moderata, ci dà uno scienziato. In Africa occidentale, difficile, e ci dà 170 riserve e contrastare un evento. Io, ragazzi, sono più per la moderata con lo scienziato come. Ah, c'è anche l'assassina, minchia. Va bene, facciamo questa. Lo Impostazione rotta per scienziato. l'India. Come premio. Attenzione, comandante. Abbiamo rilevato la presenza di alcuni dispersi in tutta l'area. Muovetevi con estrema cautela. Ok. Distruggi il dispositivo aliena, ci sono dispersi. Ok. Questo è abbastanza chiaro. Dovremmo portarci dietro. Volevo un tiratore scelto con Sella alla mano come
Volevo vedere Sella. Ha le mani fulmine, sì, perfetto. Ah, posso potenziargli l'arma? Caricatore più ampio? Yes. Molto bene. Sella torna in pole position. Gli assegniamo i proiettili Venom. Poi All in Moshe. Benito purtroppo non è con noi. La Lea Johnson, Angelo, che è una specialista, se non mi ricordo male, medica, no? Sì. Vediamo comunque ancora il medikit. Poi prendiamo la Ivanova, che da un po' di tempo che non la utilizziamo, e potremmo dare qualcosa tipo la sfera di sostentamento, visto che è un po' deboluccia. Poi prendiamo Marz, dove si trova? È ancora ferito superficialmente per 5 giorni, ok. Ian Martin ha le mani fulmine? No, bisogna di squadra, occhio di falco, ma lo possiamo prendere e poi ci pigliamo magari un ranger. Bjorn. Il corpetto in nanoplacca, avanti. Iniziamo la missione. Difficoltà moderata, dice, ma vediamo. Quando dice moderata, per me non è mai moderata. Intanto è la prima volta che usiamo i proiettili velenosi, il nostro nuovo studio. Sono curioso. Sì, comunque distruggere un dispositivo avendo due cecchini, che una volta che sappiamo dove è il dispositivo, dovrebbe essere abbastanza buono. Ah, però... Ok. Allora, prendiamo il nostro ranger, Bjorn, portiamo avanti un pochino, vediamo se viene visto, non mi sembra, ok, vediamo un'orda di dispersi, quindi... Ci penso io. Con molta attenzione. Una richiesta accettabile. Grazie. No, troppo lontani. Li attacchiamo quando sono più vicini e possiamo usare le pistole con i cecchini. Poi tra l'altro le mani rapide manco servono, visto che ogni volta che c'è un colpo questo basta. Abbiamo 9 turni però, occhio. Sono in movimento. E vedo. Ok. A questo punto prendo io e Martin, lo metto qui vicino alla torre. Prendo Matteo, lo metto dietro. Mi muovo sull'obiettivo. E Bjorn potrebbe essere quello che fa scattare il casino. Ho la Lea. È soltanto che lei è molto lontana, quindi... Mi muovo. Vediamo. Avanti, verso la luce. Sì. Verso l'infinito e oltre. Pistola. Questa da 2 punti ferita, vai. Uno è andato. Bersaglio neutralizzato. Beccati. Sì, beccati, chiaramente adesso questi altri 3 si avvicineranno, però. Sono di un'intelligenza sopraffina. Ok, perfetto. Centrato. Perfetto. C'è anche andata di culo con il danno, perché gli abbiamo fatto esattamente 3, 2 e adesso 2, ok, va bene. Non abbiamo più l'azione gratuita, ma ce l'ha è Matteo. Perfetto. Beh, che ne dite?
Dico che sei stato bravissimo. Iniziamo ad avanzare con calma. In movimento. Ok, ne vediamo altri. Ok, la Lea però non ci arriva. Esegui, mi muovo. Niente, quindi passiamo il turno. Va bene. Quindi abbiamo 4 che arrivano da sopra e questi 3 che arrivano da destra. Sarebbe adesso lanciare un sacco di granate per attirare veramente. Guardate che sono tantissimi. Sono seriamente tantissimi. E se qui si usano le armi pesanti ne arrivano altri. Sono già sulla dozzina. Wow. Mi piace comunque, mi piace molto. Allora, massa guardiana. No, col taglio, pistola. Beh, vediamo. Allora, io con la pistola puoi provare a raggiungere soltanto uno. E lo fa fuori. Bravo. Nemico neutralizzato. Con il fucile invece siamo sempre sull'82%. Vai, prova. Questo perché ha molti punti ferita. Lo colpisce però. 5 di danno, vai. Ok, questo significa che con la pistola proviamo di nuovo a colpire questo disperso che adesso sono punto ferita, molto cattivo. Ucciso. Avete visto? E poi dobbiamo mirare a quelli a 2 punti ferita ora. Sono scemo, ho mirato col fucile. Cioè, oddio, va bene, però se miravo con la pistola Sono era una bomba. meglio, Niente male. ok. L'oggetto che mi piace tantissimo sparare dispersi. Perché secondo me, cioè, dà una soddisfazione, la soddisfazione dell'animale proprio. Sono in Ok, movimento. Bjorn si mette in pole position. Perché adesso non c'è più spazio per i giochini con le pistole, dobbiamo usare le armi Nemico pesanti. neutralizzato. Ottimo. È a terra. Tanti saluti. Ok. Vediamo. Di questo passo finisco a secco. Perfetto. Devo ricaricare l'arma. In Quindi movimento. Lea Johnson va un po' avanti, non troppo. Oh yeah. Uccisione confermata. Molto bene. Bersaglio a terra. Brava Lea Johnson. Se ne fa 3, è la numero 1. Fantastica. Fantastica, giuro. Centrato. Adesso in guardia. Affermativo, la foco devo Quindi ricaricare. la Shayna E oggi Moshe sono. corre in avanti. Eva corre in avanti e si mette in guardia. No, può sparare. Molto lontano questo disperso, ma spariamo. Ok, mancato. Non possiamo fallire. Shit. Si sentono delle urla, si avvicina un'orda di dispersi. Va bene. Vabbè, ce ne sono 2 qui per ora, quindi se ne arrivano altri 6 o 7 non è un problema, no? Ah, adesso tutte le volte che manca un colpo però Nessuno per marca il me. nemico, questo è fantastico. Ok, ne aveva 9, ne colpisce uno, a quest'altro proviamo a infliggere un taglio a questo Per i punto. templari. Penso che corpo a corpo. Ottimo. Fino a concentrazione. È qua dentro già la struttura, perfetto. Quindi Ian Martin corre in Ok, avanti. mi muovo. Posizione Matteo, confermata. detto Stella, corre in avanti.
E qui abbiamo la necessità di ricaricare l'Arctic Fox di Bjorn e avanzare. Mi avvicino alle coordinate. Ok, Lea a sua volta ricarica. Ricaricato. E si muove. Ricevuto, mi muovo. Molto bene. Mossa d'inerzia a disposizione, a questo punto l'Eva si mette un po' più avanti, coperta. Non manca molto al nostro obiettivo. E adesso vediamo l'obiettivo. Comandante, abbiamo identificato il dispositivo alieno. Ok. E adesso arriva l'Orda. Ma ripeto, a meno che non siano 30. Alcuni sono veramente brutti, hanno le gambe tutte calcificate, non so. Oh no. Questo non ci voleva. Ok. Colpo stordente. No, Volt, che cosa fa? Infligge pochi danni ma rimbalza sull'unità circostanze a livelli di concentrazione elevati. È semplicemente fantastico. L'ho reso vulnerabile. Però non è rimbalzato da nessuna parte, porco cane. Mi hanno preso in giro. Vai, spara. Oh yeah, critico. Ne rimangono ancora 4. Bersaglio eliminato. E la struttura da distruggere. Ok, questo è mancato. È ancora vivo. No, allora facciamo così. Prima tentiamo un colpo di precisione su questo. Benissimo. E poi andiamo con le pistole. Piaciuto? Perfetto. Quindi ne rimangono 2. Beh, che ne dite? 2, ma il problema è che sì, non siamo posizionati bene. Ok, Bjorn qui ha la possibilità di posizionarsi e sparare dalla finestra con l'Arctic Fox. Non dobbiamo farci sfuggire questa possibilità, perché siamo troppo vicini al macchinario alieno. Poi arriverà l'altra orda che è stata attirata, ma... Tanto Bjorn è caporale. Caspita, non c'è andata bene. Ok. Vai Lea. Le coperture lasciano il tempo che trovano dal momento che i dispersi non sparano. Ne varrà la pena. Niente, a questo punto Shayna sacrifica un turno per buttarsi avanti, ma dalla prossima può sparare al macchinario alieno. Occhio, perché c'è un'altra orda che arriva da destra e da sinistra ne arriverà un'altra ancora. Quindi praticamente ad ogni turno arriva una nuova orda. Non è così facile come uno potrebbe immaginarsi. E anche sopra. Pazzesco. Ok. Primo danno subito da un disperso. Wow. No, 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 taglio, stai scherzando, pistola. Perché aumenta la concentrazione di Eve. Adesso aspettiamo. Molto bene. Ok, vediamo chi possiamo colpire di forte. Ma in realtà nessuno qui è questo. Un po' la testa. 4 punti. Ah, mancato. No. Questo non ci voleva assolutamente. A questo punto Bjorn deve andare su quelli più facili e scaricare l'arma. Bersaglio inerme. Sono a corto di munizioni. Lo so, caro. Nemico distrutto. No. Ok, 0 munizioni. Arma pronta. Devi ricaricare. E spari al dispositivo alieno.
Va bene che dobbiamo far fuori gli alieni, ma... Sì, scusate i cosi volanti, ma... Affermativo, mi muovo. Siamo sfortunati, Colpo a ragazzi, vuoto. molto sfortunati. Ok, ancora due punti. E facciamo saltare questa maledetta cosa. Sto finendo le munizioni. La facciamo saltare con Eva. Ok, trasferimento dati, l'abbiamo interrotto. Neutralizza i bersagli nemici. Ah, perfetto. Quindi praticamente, Arma vabbè. pronta. Dobbiamo semplicemente resistere all'orda ora. Facile. Roger. Ok. Non abbiamo più il timer, ma abbiamo soltanto una ventina di zombie. Ian Martin con la pistola. Non è andato. Sistemato. Usiamo anche il fucile perché... Cioè non è che va male. Ottimo, bravo Ian. Questa missione mi piace Nemico tantissimo perché mi sta neutralizzato. facendo fare talmente tanti punti esperienza. Ok, critico. E Bersaglio qui finisce, no? neutralizzato. Quindi noi portiamo Ian in avanti in modo che veda Posizione l'interno della confermata. stanza. E un altro colpo con la pistola. Perfetto. Quindi ce ne sono tre qui dentro. Ricaricato. Vabbè, ricarica, ma devi sparare con la pistola poi. Ok, uno è andato. Sono una bomba. Adesso non esagerare, dai. Ok, ne abbiamo ancora Niente uno. male. Mettiti in guardia. Sto di guardia. E Bjorn. No, sì, usa il pendente. Ok. Bersaglio a terra. E adesso tu mi fai una bella ricarica. E Non sono più a secco. secondo me devono arrivare da sopra. Guarda. D'accordo. Ricarica. Rock and roll. La mettiamo qui in La guardia. Ok, via è libera. ecco qui un'altra orda che sta per arrivare. Aiuto. Quindi la guardia parte. Lo prenderò la prossima volta. Va bene, non sembrano troppi. Da quanto stiamo registrando, ragazzi? Ok, 23 minuti. Questa missione è abbastanza lunga. Tanto la morte fa delle ottime kill, brava. Ok, Sai che roba. Ne restano solo a migliaia. Sto bruciando munizioni. perfetto. Ecco fatto. È Sono a ora di secco. uccidere. Ottimo. Tu magari dopo. Ah no, rimane soltanto lei. Pistola. Speriamo di prenderlo. Yes. Molto bene. E l'altro cerchiamo di ucciderlo con il taglio a questo punto. No, non ce la si fa. Quindi si attacca con la pistola. Però ha colpito, bene. Un'altra ondata di disperso. Ma li dobbiamo far fuori tutti, cioè non possiamo farci estrarre. Di solito il punto è che c'è un punto di estrazione. Scusate il gioco di parole. C'è un punto di estrazione. Qui dice neutralizza i bersagli nemici. Oh Gesù, il 92% manca, ok? Va bene. Mancato. Magari Lea. Se sei così gentile.
Anzi, no, usiamo l'Ivanova che deve fare un po' di esperienza. No. Fai l'esperienza, ma fai col taglio su questo. Così aumenta la concentrazione. Ottimo. Inerzia. Vabbè, ti metti qui. Proprio vicina per il prossimo turno. Ian Martin mi va un colpo alla testa. Ottimo. Non farà più male a nessuno. E poi pistola, no? Ah, perché ha ricaricato? Ah sì, perché aveva la... Perfetto. Perché poteva farlo. Va bene. Disperso corridore. Va bene. Centrato. Molto bene. Bersaglio neutralizzato. Munizioni in esaurimento. Molto bene. Non farà più male a nessuno. Spero che non ne arrivino molti altri, perché mi sono veramente rotto le palle. Non posso fare... Chiama Sky Ranger, no? Vabbè, vediamo. Fatevi sotto. Eseguo. E arrivano altri. Non ci credo. Non ci voglio credere. Ho capito che si chiama Lorda questa missione, ma... Che palle. Stanno spendendo decine di migliaia di euro in munizioni comunque. Lo prenderò la prossima volta. Eh sì, certo. Ok. Cosa c'è lì? Usiamo Sheina. Veramente, cioè. Non ho parole. Sono accorto. No, questa la usiamo per ultima. Uno. Uccisione confermata. E vai, Martin diventa caporale. Due. Nemico distrutto. Tre. Preso. Ricarica. Rock and roll. E mettiti in guardia della pistola. Tu ricarica. No, ricarica un cazzarola. Nessun problema, capo. Smonto la guardia. Poteva andare meglio. Ma non mi lamento. Ordine ricevuto. Ottimo. Yeah, è andata. E anche questa ondata l'abbiamo fatta fuori. Perfetto ragazzi, missione pulitissima, precisa, praticamente perfetta, 43 nemici uccisi, un soldato ferito, piccolo filino sporca, però con un solo soldato ferito onestamente non mi sento di recriminare nulla, cosa dite? Mamma mia. Ok, non vedo l'ora di fare la promozione in questa fase, perché caspita se ci serve. Sono felice dei successi delle truppe in missione. Fanno bene al morale. Alla fine la promozione ce l'ha solo Sella, Martin e Carsen. L'Ivanova no. Vabbè. Sella può diventare mano lesta, morte dall'alto, mano lesta, direi sparare con l'arma pistola come prima azione e non conclude più il turno. Not bad. Invece a te do il centro perfetto. Mentre a Carsen il nostro grande... Cioè il nostro ranger, non proprio grande, ma... adesso è entrato a far parte almeno dei veterani. Diamo la spada. Eccellente, comandante. E abbiamo anche uno scienziato in più. Tempo di ricerca diminuito del 17%. Quindi adesso abbiamo un team di 4 scienziati e 5 ingegneri. Ragazzi, io vi ringrazio per essere rimasti con me e vi do appuntamento al prossimo episodio.